rape stufate, carne, pesce, brodo, piatto ricco, micificco. Tra tradizione, gusti e sapori di casa nostra, le donne di Barivecchia ci spiegano i menù tipici di 24-25 dicembre, vigilia e giorno di Natale. Ma cominciamo da un particolare. È d'obbligo all'ora di pranzo, nel giorno della vigilia, fare il cosiddetto spuntino, ovvero un trancio di focaccia accompagnato da un piatto di rape stufate. Insomma, tenersi leggeri per arrivare con il giusto appetito al cenone della vigilia. Alle 19.30 massimo, tutti a tavola per un menù da leccarsi i baffi. Fare le macchiarone con le sgambero o le macchiarone con le angille. Angille, pesce. L'anguilla. L'anguilla. Oppure col tonno, capre, secondo il desiderio. Poi le finocchie, le rapi, il baccalà, fritte, cialda, e tutte le cose di Natale. I frutti di mare. I frutti di mare, che io la posso mangiare, che tengo fede che maletta. E dopo la grande abbuffata, ecco il momento dedicato alla fede. Tutti, grandi e piccini, fanno una piccola processione per deporre Gesù Bambino nella grotta. Prima le preghiere. Poi una volta che abbiamo fatto le preghiere, prendiamo Gesù Bambino con un bambino piccolo e giriamo per la casa, gli diamo un bacino e la mettiamo sotto alla grotta. Ed eccoci al giorno di Natale per un menù di tutto rispetto. Brodo. 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 Ma che carne. Pasta si usa? I tortellini? No, prima facciamo le tritte. Domanda la mamma. Chi da piccetti? I quadrucci. Boh, sono tutti sfatgati. Non siamo, non siete tutti uguali, no, perché no. È la ragazza che tiene il sistema nostro di una volta. Quindi i quadrucci. I quadrucci. Oppure le tortellini, come si chiama? A me non mi piace. E che cosa? I tortellini? I tortellini non mi piace. La carne rostita, l'agnello. E infine, un capitolo a parte, meritano i dolci. Facciamo castagnette, facciamo tutto. Boh, niente.